A tutti, oggi con molto piacere possiamo, diciamo, celebrare la riapertura del ponte di Terramaini che, come ricordate, si era incendiato nel 2016 e da allora ad oggi ha sostanzialmente costruito all'interno di questo bellissimo parco una sorta di creatura perché l'attraversamento ovviamente del parco era molto, molto semplice, diciamo, superare il laghetto che c'è qua dietro alle nostre spalle, finché c'era il ponte, e dal 2016 ad oggi non è stato possibile. Tutti diranno 5 anni per ricostruire un ponte, sicuramente è un tempo molto lungo. Quello che voglio dire in maniera molto chiara è che non c'è stato nessun ritardo nei lavori. È vero che era prevista la consegna nel 2020, però dobbiamo anche dirla un po' tutta. Quando si sono trovate le risorse per riqualificare la parte incendiata, non si è pensato a una riqualificazione complessiva del ponticello, anche la parte che non è stata incendiata. Nel momento in cui sono iniziati i lavori, invece, ci si è resi conto che era necessario intervenire in maniera strutturale su tutto il ponte. Questo ha richiesto una nuova gara, grazie ai ribassi d'asta, e oggi siamo qui, diciamo, con l'assessore al verde Giorgio Angius e con la presidente della municipalità di Pirri, scusa. Per celebrare questo momento. A me fa molto piacere perché è un'esigenza sentita da tutti i cagliaritani, da tutti coloro che frequentano questo parco, che non sono solo cagliaritani, perché possiamo dire che questo è un vero parco metropolitano, perché è a servizio di tanti cittadini che arrivano anche dall'interno. Quando sono arrivato mi ha fermato un signore che mi ha detto: ho vissuto per 20 anni a Pirri, io vengo ogni giorno qua a correre per motivi di salute, mi sono trasferito a Senargius, ma vengo ogni giorno qua. Quindi è un vero parco metropolitano, lo frequentano anche molti residenti di Monserrato che qualche volta si lamentano anche che gli chiudiamo il cancello di accesso. E quindi, questo, diciamo, a testimonianza che, benché sia un parco gestito dall'amministrazione cittadina, dalla Comune di Cagliari, è comunque un parco a servizio di tutti, che è poi nella logica della città capoluogo di regione. Garantire servizi non solo per i cittadini di Pirri, non solo per i cittadini cagliaritani, ma per tutta l'area metropolitana. Continueremo in questa logica e aggiungo anche che abbiamo già altre risorse per migliorare la permanenza all'interno del parco, quindi fare interventi che possano magari migliorare le sedute, più giochi per i bambini, più attrezzi per chi fa attività sportiva. Speriamo ovviamente nei prossimi mesi di portare altre novità e lo dico anche, ci saranno a breve anche un altro paio di interventi sul verde a Pirri che aiuteranno a migliorare la qualità della vita e della città in questa zona di Cagliari. Io la darei la parola a Giorgio e poi a Laura. Grazie Sindaco. Sì, funziona, tanto Ok. serve solo per. Sì, aggiungo soltanto poche cose a vantaggio del Sindaco. Fondamentalmente per rimarcare il fatto della strategicità di questo parco in ambito cittadino e metropolitano. È un esempio di connessione tra i vari comuni dell'Interland che avviene tramite il verde. Quindi la linea di indirizzo che abbiamo cercato di adottare in questi anni e porteremo avanti è da una parte avvicinare la città al mare, dall'altra parte unire tutta la conurbazione urbana della città metropolitana tramite il verde. Questo è un esempio che funziona bene come parco cittadino, è un attimo potenziarlo nei collegamenti, siamo un passo da Seraggio, siamo un passo da Monserrato, siamo vicini a assi di scorrimento molto importanti, siamo vicini al canale di Terramaini, quindi tutti questi elementi vanno uniti in maniera tale che chiunque dell'area metropolitana possa fruire di questo parco. È un parco che funziona bene, molto vissuto, adesso verrà potenziato, fra poco vi daremo comunicazione appena riaprirà finalmente il punto di ristoro, riapre finalmente questo ponte, come diceva il sindaco, sicuramente se fosse partita già la progettazione in termini complessivi sarebbe fatto prima, pazienza, ormai ci siamo, stiamo inaugurando, i problemi sono stati risolti, è un ponte tanto atteso perché il parco è grande, per cui è un consente di raggiungere da una parte all'altra con più facilità. È
e i fruitori sono fruitori che hanno anche a volte dei problemi motori, per cui questo aiuta molto. Sicuramente ci sarà anche il potenziamento sulla parte degli impianti sportivi per fare sport all'aria aperta e di giochi per bambini, che già comunque sono presenti, quindi speriamo davvero di poter potenziare una struttura che già funziona molto bene. Grazie. Oltre che essere davvero, e con questo parlo a nome di tutto il Consiglio, soddisfatta finalmente di aver vedere riaperto il Ponticello, volevo anche ricordare alcuni interventi che come il Sindaco ha preannunciato e volevo anche completare, riguarda la sicurezza, quindi maggiore illuminazione della, così come abbiamo chiesto e abbiamo concordato, illuminazione durante la notte, quindi maggiore, e anche sicurezza, perché che questo vuol dire anche sicurezza, perché anche durante l'ora tarda è molto frequentato. Quindi diciamo che viene visto il parco davvero come un punto di riferimento, così come il Sindaco ha detto, della città metropolitana, considerato anche poi con uno sguardo un po' più ampio anche tutto il complesso sportivo che affianca il parco, rendendo questo punto importantissimo per tutta la città metropolitana. È vero che, come abbiamo detto, è sul territorio di Pirri, però in realtà poi viene usufruito davvero da tutti i cittadini dell'Interland. È un punto davvero importante su cui sicuramente la municipalità di Pirri ha un'attenzione particolare, ma tutta anche la città metropolitana e il comune di Cagliari la ritiene, così come ha detto il Sindaco, molto importante.